presenti la serata per Stefano Borgonovo. Anche voi chiaramente per solidarietà, tu che idea ti sei fatto di questa malattia? C'è una correlazione tra calciatori sportivi e la malattia? O... Io spero di no, anche se è una malattia abbastanza rara che purtroppo sta colpendo molti sportivi negli ultimi anni, però comunque è una malattia che colpisce anche le persone normali. Spero che sia solo una casualità, però noi siamo molto vicino alla vicenda Borgonovo perché è stato un calciatore, è stata una persona che è esemplare, quindi siamo qui per contribuire a dare una mano a questa vicenda. Perché alla fine Borgonovo è diventato un simbolo, no? Per poter attivare la ricerca, sperando anche che per esempio questa serata sia solo un inizio, che ce ne siano altre. Sì, infatti è importante dare una continuità alla manifestazione di Firenze, se non sbaglio. Noi siamo presenti anche per questo, soprattutto per incentivare le persone a dare una mano a questa purtroppo triste vicenda. Tu di Borgonovo non è un giocatore, c'è cioè un giocatore che insomma appartiene. No, però lo ricordo, anche qualche anno in più. Che ricordo hai di lui? Come calciatore intendo. Di un ottimo calciatore, di una bravissima persona a detta di tutti, purtroppo ha incontrato questa malattia e noi siamo molto vicini. Tu lo vedevi giocare, ragazzino, vedevi le partite? Sì, qualche partita. Però magari quei campioni erano altri. Ma no, assolutamente, perché tutte le persone positive e giocatori di grande esempio come Borgonovo per me sono state delle persone da vedere e da seguire. Cioè, rimangono ad esempio. Sì, assolutamente sì.